Prosegue anche oggi negli istituti superiori della città Scuole Sicure, lo screening per gli studenti organizzato dall'amministrazione comunale. La scorsa settimana i test rapidi erano stati eseguiti invece nelle scuole medie. L'operazione aveva portato ad individuare nei diversi plessi interessati 26 positivi sugli oltre 1.500 test effettuati. A seguito delle verifiche con tampone molecolare, però, la maggior parte dei casi riscontrati sono risultate essere delle false positività. Situazione che ha permesso ai dirigenti delle scuole di poter far tornare in presenza gli studenti e le classi poste in quarantena. In questa scuola abbiamo avuto una rilevazione abbastanza importante per quanto riguarda era la nostra situazione generale precedente di casi positivi, perché erano risultati positivi 6 alunni, di cui 2 nella stessa classe, quindi 5 classi messe in quarantena e 4 sono già rientrate nel giro di 48 ore perché sono risultati appunto falsi positivi questi risultati. Uno deve essere, siamo in attesa, ma per il semplice motivo che questa classe è stata sottoposta a tampone il giorno successivo per una questione organizzativa. In questo caso saremo al 100% appunto di non veridicità dei tamponi. Sicuramente la scelta è importante di fare screening, però vanno valutate bene anche le conseguenze nel momento in cui si organizzano le quarantene, perché le quarantene sia da parte dell'ASUR che della scuola in termini organizzativi sono sicuramente un'azione complessa e soprattutto l'organizzare le famiglie al rientro in 48 ore non è auspicabile. Partecipazione allo screening in quest'ultima tornata ha visto il coinvolgimento di circa 300 studenti su un totale di 468 che sono gli iscritti attualmente alla scuola Gaudiano. Il risultato dello screening ha visto l'attestazione di 4 tamponi positivi, per i quali era stato appunto disposto immediatamente la quarantena, quindi coinvolgevano 4 classi, salvo poi ricevere nella mattinata di lunedì la revoca immediata della quarantena per 3 di queste classi, quindi ovviamente un solo positivo è stato confermato. Lo screening si è concluso nella mia scuola, si è concluso la giornata di sabato. Ovviamente, non avendo ancora in mano i dispositivi del dipartimento, si era subito invitato si erano invitate le famiglie a rimanere comunque a casa, e per cui per lunedì noi avevamo già attivato la didattica a distanza a priori, ma in realtà poi nella mattinata è arrivato il dispositivo di revoca immediata e abbiamo poi agito di conseguenza, quindi martedì le classi sono rientrate regolarmente, salvo una dove invece il rapido è stato confermato poi dal molecolare. Quindi attualmente, per quanto riguarda la scuola Gaudiano, abbiamo una classe in quarantena. Anche a seguito dei falsi casi positivi registrati con l'ultima esecuzione dei test rapidi nelle scuole medie, l'amministrazione comunale per le giornate di screening delle superiori ha deciso di effettuare subito il tampone molecolare agli studenti risultati positivi. Purtroppo la percentuale di errore sappiamo sull'antigenico rapido che c'è, di fatto l'antigenico, quello che abbiamo acquistato, è sicuramente di qualità, è un antigenico molto sensibile e purtroppo diciamo ci sono anche questi casi, ma ci siamo perfezionati anche in questo. Per essere più immediati, già da ieri con le superiori abbiamo deciso, oltre alla risposta diciamo positiva dell'antigenico che il ragazzo si troverà direttamente in sede di screening, viene unito il test molecolare in modo tale che non ci sarà più l'attesa di giorni e giorni per avere la risposta del molecolare di conferma e quindi creare magari disguidi, stati d'ansia ai genitori, ai ragazzi per un'altra quarantena, oppure insomma già in questo anno di pandemia penso che abbiamo supportato tanto. La nostra operazione vuole essere di aiuto e di supporto alle famiglie e ai ragazzi per stare in scuola in sicurezza e per continuare l'anno in sicurezza.